Buonasera Abruzzo, le notizie dall'Aquila e dalla Regione di oggi 13 ottobre 2020. Ponte Belvedere intervista a Michele Mele, l'archistar padre del progetto del nuovo ponte aquilano. Coronavirus, un altro carabiniere positivo, stavolta a Pizzoli, focolaio all'RSA Don Orione di Avezzano, 146 positivi registrati oggi in Regione. Fallimento Framiva, lavoratori ostaggio della burofollia. Via Paganica, slalom fra le voragini, la vita difficile di chi è tornato in centro. Per tutte le notizie e gli approfondimenti, il sito è www.ilcapoluogo.it. Una buona serata dalla redazione.